Puglia e Sardegna gemellate nel racconto della scrittrice Ottavia Ruggeri, attraverso due simboli del paesaggio rurale, il trullo pugliese e il nuraghe sardo. Il libro, intitolato Il trullo Tore e il nuraghe Peppino, è stato presentato da Vetrana nel corso dell'evento Una notte al castello, organizzato dall'associazione Casa dell'Evoluzione in collaborazione con Officine Tech. Un racconto fantarcheologico che suscita emozioni e riesce anche a valorizzare e stimolare ad un maggiore interesse verso le nostre origini. Non è altro che il gemellaggio di due splendide regioni, la Puglia e la Sardegna. Non starò qui a raccontare perché sennò svelerò troppo. Paradossalmente, nonostante appunto queste due regioni siano distanti tra loro e separate dal mare, invece hanno tante cose in comune, sia da un punto di vista paesaggistico, ma anche architettonico e archeologico. I protagonisti sono un bimbo della nostra era, perciò dell'era moderna, e due colossi di pietra che sono appunto il simbolo e l'emblema di queste due terre, il trullo per la Puglia e il nuraghe per la Sardegna. Infatti da qui nasce questa storia fantastica dove i tre protagonisti appunto si conosceranno nell'universo tra costellazioni e galassie, e questo bambino scoprirà per caso che cosa appunto stanno a fare qui questi due enormi colossi e farà di tutto, insomma, per... Non vi svelo altro, appunto, per rendere ancora più magico questo viaggio. Ci sarà un colpo di scena finale che il lettore, insomma, scoprirà man mano che leggerà questo racconto. Ecco, lei è assidua nello scrivere romanzi o è la sua prima opera? Allora, diciamo che ho sempre scritto, è una mia passione, ma l'ho sempre fatto dietro le quinte. Invece questo racconto è il primo con il quale ho partecipato ad un concorso nazionale appunto di letteratura e sono stata premiata nella sezione racconti. Queste due regioni, come diceva lei, hanno in comune tante cose, il mare sicuramente e anche questa voglia di riscoprire dal punto di vista turistico, sono tra le regioni più visitate in questo momento. Infatti dico sempre, non dirò sicuramente una cosa nuova, che la Sardegna e la Puglia sicuramente in Italia detengono ogni anno un primato che è quello appunto dei vacanzieri, però io dico sempre questo: quando mi capita sia in Sardegna che in Puglia di confrontarmi con dei turisti che appunto elogiano i nostri bellissimi mari, dico andate a visitare anche la terra, perché la Sardegna e la Puglia sono non solo mare ma anche terra, e nella terra c'è l'identità di questi popoli, anche appunto nei siti archeologici, nei trulli, nei nuraghi c'è la nostra storia. Ecco. L'iniziativa è stata organizzata da Officine Tech. Come avete individuato quest'artista? È sicuramente una scoperta per Vetrana e il territorio. Certo, noi non è la prima volta come Officine Tech che facciamo queste iniziative. Abbiamo già promosso autori locali. Questo è un autore locale acquisito e ci teniamo fortemente a promuovere il nostro territorio anche con gli autori locali. E ci diamo fortemente al nostro territorio, la promozione la faremo anche il giorno 12 con la Vetrana Food Festival, che è un'iniziativa sempre di Officine Tech. Faremo una promozione del territorio sulle degustazioni, sui gusti, con i generi musicali popolari, e per valorizzare particolarmente il centro storico. Sindaco, allora un'altra iniziativa culturale nell'estate vetranese, quest'oggi una riscoperta dell'entroterra del nostro territorio, con la riscoperta appunto dei trulli, altre bellezze che appunto i turisti vanno a riscoprire. Sì, certamente, è l'ulteriore serata culturale nell'ambito della nostra manifestazione dell'estate vetranese, perché quest'anno abbiamo inserito anche questo filone, perché prima facevamo solo musica, spettacoli e quant'altro, da quest'anno abbiamo inserito anche il filone culturale. Queste iniziative del filone culturale stanno andando benissimo, anche perché c'è la partecipazione attiva da parte dei cittadini. Oggi noi ringraziamo Officine Tech per farci
capire che bisogna guardare anche ogni tanto oltre, ma specialmente chi eravamo, il nostro passato, perché se non conosciamo il nostro passato non possiamo vivere il presente e non progettare il futuro. Io credo che questa sera noi scopriremo attraverso il racconto, attraverso il racconto ai bambini di Ottavia Ruggeri, che ha scritto questo bel racconto, qualcosa che probabilmente noi con la vita moderna che corriamo in continuazione, perché ci sfugge e non valorizziamo il nostro passato.